Basta. Allora, batteria volts 11, 13, 9, 12, 3, livelli carburante, abbiamo appena fatto il pieno, flap 30 gradi ci sono, trim neutro, vedi che ti tocca? Perché sono storto io adesso, okay. Dopo tra il sistema. Ok, strumenti, cycle break, tutti inseriti, yes. Sul più vuoto, vabbè, abbiamo fatto il pieno, mettiamo sinistro comunque. Trim, cycle break, propeller passo minimo, yes. Rifill de colla effettuare. Dimmi quando ti serve, dobbiamo fare... Io ti ascolto, devi metterti la cuffia, devi... Non so proprio fiscale. Parto l'avviamento... No, se vuoi facciamo dopo, però devi avere le... Ti dico cosa devi avere che io non ti ho ceccato, diciamo. Cuffia. Cuffie, tettuccia, tre punti, l'ho verificato. Uno, sì, due e tre. Questa. Cuffie e cintura, sì, te li verifichi tu mentre faccio l'avviamento motore, ok? Ok, intanto vado avanti. Dovremmo avere già le cuffie indossate. Io le indosso, tu fai con calma, tanto arrivo. Vado avanti, non ti preoccupare. 1, 2, 3, trova, perfetto. Allora, il sinistro sento, il destro, eccolo qua. Prova, prova, perfetto. Cazzo, ha perso il volume a ciodo il tipo. Il Daniele. Allora, lane A, lane B, on. Allora, stop power. Spente. Insomma, 6 secondi, perfetto. Pompa 1 on, pressione maggiore di 3 bar, cerchiamola 2,9, va bene. E dovrei accendere il motore, va bene per te? Assolutamente sì. Ok, aria, occhio qua, aria calibera, via dell'elica. Ovviamente ritirati, ok, allora te la ridiamo subito, vai. Ok, tutto perfetto. Pressione olio, ci siamo. 3,6, RPM 2005, facciamo il check, è già caldo, quindi facciamo il check pompe. 2000 giri. Ok, pompa 1 e 2 on. Pompa 2 off per 5 secondi. E la benzina è 2,5 la pressione, tiriamo giù la 1, la pressione è sempre 2,5, perfetta, la radio la accendiamo, dimmi se mi senti, ah sei ancora sempre buco, senti Rico? Senti Rico? No, io non ti sento. Io sì. Senti. Sì? Prova? Ok. Ah, ok, ci sei? Perfetto. Il tuo volume dell'interfono è qua, quindi se sei troppo alba, ce l'hai anche sulle cuffie, penso, no? Però. Sì, sì, sì. Radio accesa. L'ho tolto. Flap 17 gradi. Controllo esterno e interno a posto. Strobon, frenzy test approvato, strumentivo lo check, allora. Sento, buongiorno, da linea Alfa 657 parcheggio, quando power per punto attesa Alfa, equipaggio Marconi di 1. Lo 0 da Trento, buongiorno, 374044, l'H1 021. Prefessione 36-3404 al vento, 1021 l'H, si porterà all'Alfa e Alfa 657. Mi dice sta già scendendo, per pur di poco, ma sta scendendo.
belli carichi. Allora, praticamente, questo qua, quando siamo pronti, premi vai e lui si, ti segue da tutto per tutto. Come sei messo? Male? Bene, male? Con la telecamera, dico? No, tutto a posto. Quella è partita? Adesso devo capire questa come parla. Ok, ok. Vediamo l'orario. 43, 45 partiamo, dai. Meno, siamo giusti. Questo fa il touch and go. Puoi ripetere la? Entra in finale per touch and go, vedi adesso. Ok. Dopo dimmi se sei interessato a queste cose, ma penso che le hai già fatte un sacco di volte, no? Queste cose. Ok. Perché Giuseppe, temperatura olio perfetta 91 gradi, delle leve sul pieno, abbiamo fatto il pieno, lasciamo a sinistro, anzi giriamolo sul destro un attimo, perfetto, si gira comunque per vedere che vadano entrambi, che peschino entrambi. Poi coolant 75-120, allora temperatura olio manca ancora un pochino, ma comunque ci arriviamo non blind. Il coolant è perfetto, il propeller passo minimo. Facciamo la prova magneti, quindi elica 4000 giri. E tirare un po' meglio i freni, possibilmente. 4000 giri. Bel sole in faccia, ragazzi. Ok. Allora, tirare giù in là e in A. Calo. Ok, chiudere 1, 2, 3, 4, 5, spento. Tira giù il B. Ok, calo quasi esistente, chiudere 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Allora, facciamo l'elica. 1, calo giri e aumento map. 2, calo giri, aumento map. 3, pressione dell'olio, leggero calo, ma perfetto. Chiusura elica, tirare giù e riportiamo e giriamo. Buongiorno, India Mike, Mike, Charlie Alpha, piazzale dal Fly. Alpha 30, buongiorno. 1, 2, so. Buongiorno a voi, 72, VFR, locale, scuola, pilota Avelli, istruttore Mainanti, dal piazzale dal Fly, pronto a rollare. Comandi volo liberi. Petuccio 1, 340 con 4, 2, anche 1, 0, 2, 1. Controlli il tuccio un attimo qua. Quando è con la 021. Lo fai sentire? Ok. Ho mancato con la mano, l'ho detto. È aperto. Ok, paro di atterraggio, lo accendiamo. Guarda questa parte c'è un po'. Oh, se ho capito bene, qualcuno rulla. Vediamo se riusciamo a partire prima noi. Chi siamo, sai? Mi spiace, ma dobbiamo andare. Al regista. Prendo l'India, faccio di questo punto di terrazzo, pronto, vado contro pista 36. Vado contro pista, richiama pronta. Richiama la pronta linea, faccio questo. Andiamo. Resta. Cosa dici? Allora, pista libera. Finali liberi, quello là lo vedo che è decollato, possiamo entrare. Quarantotto, direi che va benissimo. Tutto bene, Enrico? Questa dice che è a posto adesso? Sta registrando? Sì, sto registrando in 360. Ciao allora, ciao, ciao a tutti, Italia 1.
Romeo Z, Alfa, 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 Alfa. Certo, richiamo al finale. Ok, iniziamo. Ultimo check. Tutto a posto, fa vedere. Ok, spie tutto a posto, spie spente. Iniziamo. Allineato, portato per 6, Alfa 656. Libera 340 con 4. Decolle, Alfa 656. Allora, la velocità è viva. 50 nodi, 55 nodi sul muso. L'uccello è meglio che se ne vada. Massa in pista, velocità 70 nodi. Come assetto, motore tutto dentro. Io intanto me lo trimmo. Ho già trimato perfetto per 70 nodi. Piede dentro destro. Ai 1000 piedi ovviamente pulire l'ala. 950 piedi. Pulire l'ala. 1, 2, 3, 4, 5, lasciarlo correre. Ok, calare leggermente la mappa andando verso i 25,5. Che è la salita di crociera. 30 in novembre, eco e codente. Eco delta 3. Ciao, di nuovo siamo due a bordo per la Paganella, pronti al collo. 37, 3-0 con 4, con anche 1-0-2. Erika, siamo pronti, 2-0-1-0-2-1. Piatto, lato destro, abbiamo traffico, prossima alla virata finale sulla pista. In pista il traffico. In pista il traffico. Ecco detto. Ah, in pista il traffico, ho capito, in pista. Controllare sempre il volo. Sì, è detto. E poi finale, però. Ok, noi adesso, adesso non mi ha chiesto le intenzioni, ma in ogni caso, siccome io voglio salire più presto possibile, anziché lasciarlo a 90, lo porto a 85, diciamo, no, come velocità, in modo che abbia un assetto un po' più ripido, no? Infatti, adesso comunque, se non mi chiede niente, quando sono al Sierra, lo comune. La Delta è 5-0. A dopo. 356, Trento, detenzione. Riporterà lasciando la Sierra in Alfa 56. Aspetta, alza libera, 330 con 3. Ending giù. Quando, quando sei, quando io sono in sottovento, cos'è che faccio di check? Così me lo ricordo. Faccio i flap, le pompe tutte e due su, la landing la tiro giù e controllo che il passo sia dentro, ok? Questo è il check che faccio io. Adesso salendo controllo di aver sempre i 5000 giri e vedrai che la map continua a scendere. Adesso noi abbiamo 25,5 come map, se tu non te lo ricordi comunque guardi qua, 25,5 il map al 75% di potenza, no? Man mano che sali scende la map, quindi tu potrai buttare dentro il motore finché ce l'avrai tutto dentro e hai quella che ti dà. Il ratto è 500 piedi, siamo a 90 nodi, possiamo anche leggermente aumentare ma va benone. Aria fredda, saliamo bene, no? Tutto bene, Enrico? Assolutamente. Qualsiasi cosa chiedi, o se vuoi dirmi tu qualcosa. Sono confidente con... Allora, ti dico cosa controllo di questo affare qua. Dopo pian piano lo impari bene, no? Ma la cosa fondamentale, a parte guarda fuori, è questa qua, che è il coolant, è la temperatura dell'acqua. Sai che le 610 non ce l'ha. 610 guarda le teste, no? Qua invece hai VGT, Exhaust Gas Temperature, dove ti... è come la temperatura delle teste però presa dal tubo di scarico, però quello che ti importa è la temperatura del coolant. Se questa va, chiaramente c'è sempre l'arco verde, ma se va sopra i 100-110 comincia, devi aprire tutto e farlo lavorare meno al motore, no? E l'altra è questa, la temperatura dell'olio, che anche l'olio ha una funzione refrigerante, no? Quindi chiaramente se questa è troppo alta non raffredda più. Ecco, queste qua due. Dopodiché le pressioni ovviamente in arco verde, ma quelle, viva Dio, ecco. Diciamo che lavoro, se questo scende chiudo, se questo aumenta troppo devo calare la rampa e fargli prendere più aria oltre a aprire. Vedi che siamo a 102, cosa vuol dire? Che sta lavorando parecchio, d'altronde siamo carichi, eh? Abbiamo il pieno le ali, carburante, siamo in due. Niente fotocamere.
che pesano il giga, però quelle pesano. Ok, siamo a 2007, direi un bel salire, ma che d'estate non arrivi qua a 2007 neanche a Besenello. Adesso devo riportare al Serra, no? Dicendo li riporti che il quota 6. Lascia il Serra, linea Alfa 656, 2800 piedi in salita. Cazzo, rientro. Rientro, ciao. Allora, adesso io mi tengo... Momento 36, 7 secondi, l'attacco. Io mi tengo, allora tu se vuoi tenerti questa qua, la 130 che è quella che si usa fuori in golf, solo in ascolto premi monitor. Però io adesso suggerirei di fare così, ci portiamo la 130 in parlare per fare comunicazioni anche all'aria, che poi le faremo, vedrai. E scusa un attimo, vediamo un po' di più, ok. E la 119650 l'aeroporto in ascolto, capisci? Adesso vediamo il vento, me lo stima un po' da ovest, 15 nodi addirittura, ma dai. Vedi che è 25 nodi, va bene. Saliamo bene, 3160. Cazzo, mi sarebbe piaciuto. Non so se la faccio, proviamo. Mi sarebbe piaciuto passare già da Bordala a sopra Bordala. Da parte di dire. Vedi quell'aeroplanino là? Il primo qua. Non so cos'è, se è un elicottero. Comunica sarà all'area di Alfa 656 sopra Romanesco, 3300 piedi. Vediamo se è un omino come noi o... No, è un omone grande quello lì allora. La città che passa. Sì. Fare inversione. Inversione termica. E troveremo più caldo su. Guarda che bene che andiamo su, 3500 piedi. Allora stimiamo Bordala, facciamo 1200 metri, so 3500, 3600, siamo già a 3600, se riusciamo ad arrivare sopra i 4100, 4200 ne andrei dritti da qua, tagliamo no, senza fare... Okay. Cosa trovi dietro qua? Ah, il lago di Garda, questo è lo stivo, monte stivo. Questa valletta, quello è il monte Viena. Quella valletta subito dietro, quella che da Mori porta all'occhio e arriva a Torbole, no? Quindi come tu passi qua dietro c'è il lago di Garda. Punto più basso tra lo stivo e cima alta, quello lì in mezzo, quello lì proprio al centro, il punto più basso, da lì calavamo il mio amico col parapendio, guarda che è una robettina minuscola, cioè bisogna avere un po' di fegato perché non c'è un decollo vero e proprio, capito? Guarda, 4.500 passiamo via, sai, va che bene, qua potrebbe esserci un po' di termica, qui siamo Bordale ragazzi, questa è sono le mie terre, diciamo, no, da ragazzino qua, venivo giù dai ghiaioni a piedi, cioè, fammi vedere che meraviglia, guarda come passiamo via a Bordala. Occhio sempre ai parapendi qua perché fanno termica, decollano qua dietro, insomma, ma termica di sopra poi vanno verso lo stivo. Guarda i prattoni di Bordala, che meraviglia. Quelli sono i ghiaioni dello stivo. Quella lì è la baita di Bordala, vado da mangiare, adesso ho fatto tipo un centro benessere con una piscina subito dietro. Guarda che bene stessa lì. Allora, adesso stimare. Tu chiaramente vedi qua? Qua abbiamo la rotta da seguire. Comunque, adesso vediamo che appena spegniamo lo vediamo meglio. 5.000
meraviglia, questa è la mia montagna, piena. Sai quante volte fare apprendio sta qua? Sembrava, le prime volte sembrava una conquista arrivare in cima al Biene. Questo qua. Perché ci arrivi da sotto, no? Però è inizio. Tu con cosa ti vai? Come? Tu con cosa vai? Macchina, ti porta su qualcuno o lasci la macchina lì? Quando sei bravo diciamo che torni alla macchina, non vai mai giù, no? Scoppiato, ci porteremo a questo evento, poi vi diremo per l'altra. Guarda che roba, che meraviglia. Passa il finale della salva. Com'è Enrico? Ti piace? Aspetta. Guarda il guarda, si vede, oggi si vede giù anche in fondo, sulla parte sinistra, diciamo, parte est. Lago di dietro l'ha messo dentro lì, di dietro, ok? Quindi le puntiamo già lì. Se per caso hai freddo o hai aria calda, dimmelo, Fuori abbiamo 3 gradi. Già saliti, da Dio, siamo già a quasi 6.000 piedi. Che ho stimato che con... Allora, 7.000 sei tranquillissimo, ma con i 6.000... Comunque noi passiamo via lo stesso... Ti faccio vedere il percorso. Allora, praticamente, come noi passiamo lì in mezzo, c'è il lago di Ledro. Dopo noi dobbiamo andare a nord, no? Però vedi che finisci in una specie di conca, vedi le montagne lì, sono alte? Là c'è il passo del Ballino, dietro vai a Tione. Ecco, allora io non voglio passare di così, perché sennò mi potrei infognare lì, beh, fossi alto non ti problema. Permette il grasso. Allora, vado dritto, vedi che sono più basse le montagne là davanti? Lì dietro ci sono le valli giudicarie. Giri su, ti trovi Tione, Tione, giriamo, e andiamo, abbiamo il Brenta come riferimento che è lì, ce lo teniamo a sinistra. Figata, Avanti il lago, dai. Che meraviglia, eh? Sì, perché qua bisogna anche guardare fuori, ogni tanto godersi il panorama. Cazzo, no? Guarda, guarda che meraviglia. Oh no? GTG? Ostia, è venuta sulla telecamera, no! Non devo tirare troppo. Solo 140 nodi, dai. Però scusami. La telecamera che cadeva. Dovevo avvisarti. Ma io d'altronde che ne so che non regge la telecamera, cazzo. Quella lì non va benissimo secondo me. O è il verticale, non lo so, Non mi spostia la curvatura. La curvatura può essere anche. Abbiamo perso 30 secondi, dai. La fa sta roba. Adesso la devi rifar partire, quell'altra. Che spettacolo. Fatto appena partito. Sento Matteo, senti. Ti sento, senti Zaro? Sì. Ma da dove sei? Da dove comunichi? Zaro non ti sento più. Questo è un mio amico, pilota. Eccolo. Che mi sa che ci comunica, mi sa che devi abortire. Useremo la parte che è venuta fino a quel punto lì. Attenzione Matteo. Ti sento. Comunico da casa. Da casa, buona. Incredibile. Da casa sua è Roberto. Aria calda, no. Aria calda? Pronti? Ah, no, quella è la tua pedaliera, la faccio io.
confermi altitude over Brennan. Ti ho aperto, sai? Madonna, si sale qua, 700 piedi al minuto. Sono allora, il lago di Ledro lo vediamo tra poco qua sotto, eh? Tu lo vedi già, eh? Mi piace, ma useremo la parte che avevo dai come primo esperimento. Io il lago di Ledro vorrei vederlo, però hai visto il T? Vado lì. Oh, che bello. Qua puoi fare una bella ripresa sull'ala. Qua delle cabarine. Quando sei tanto virato così, che non so se l'hai già fatte virate molto accentuate finora nella tua esperienza di volo, Enrico. Non mi senti? Sì. Hai già fatto delle virate accentuate così nella tua esperienza fino ad oggi? Qualcuna. Hai notato che i comandi si miscelano? Cioè, se io adesso sono tanto giù così, per alzare il muso non tiro più, devo usare il piede sinistro, vedi? Quindi bisogna un attimino imparare a usare la miscelazione dei comandi. Ok, vedi che se noi andassimo così ti vai a infognare in quella conca. Se non hai, come dire, la quota, cazzo, non è benissimo. Allora, adesso noi 7200 saremo giusti, andiamo dritti lì e poi giriamo a destra. Volevo giudicare, abbiamo un panorama davanti discretamente carino, la D'Amello, la Brenta che ci arriviamo adesso, insomma dai, possiamo lamentarci più di tanto. È quasi meglio pianura, eh? No, pianura vai in testa, pianura proprio, guarda, ti dico, la farò perché per muoversi ovviamente andare di volta all'Isola d'Elba, cioè, però non che ne è come le montagne. Come panorama è imbattibile, no? Dopo calcola che è un volo molto più tecnico, perché ti becchi venti, termiche, sottoventi, rotori. L'estate è una... Esatto, però... Però vuoi mettere, cioè, cosa vuoi ti dica, per me è un sogno. Qua, vedi che conca? Ma che roba? Guardiamola un attimo, perché... Beh, bellina. E anche perché... è un colpo stacco e vedi che sale, cioè tu arrivi lì, se non hai la possibilità di virare un 180 gradi bello stretto, capito? Quindi adesso io abbiamo raggiunto noi 7700 piedi, quindi siamo tranquilli, passeremo. Io sto nella, quando tu vedi una montagna così stai nella parte più ripida in modo tale che scappando hai la quota, capisci cosa voglio dire? Però già così non serve che vado lì. Ah, attenzione, lì lo sai che in fondo a questa valle c'è il lago d'Idro? No. Queste sono le giudicarie, quello laggiù, adesso comunque c'è un po' di foschia, ma quando passiamo oltre, guardi, vedrai il lago d'Idro, eccolo qua, guardalo qua. Vedi? Questo è il lago d'Idro. Noi adesso andando su là troviamo Tione tra un po' e andando su a sinistra. Vedi quel gruppo lì, quello è il Brenta. Andando su a sinistra vai a Campiglio. A destra dove andiamo noi invece andiamo verso. Come si chiama? Sì, verso la di no, però passando dal lago. Di Molveno, bravo, che è bellissimo. Adesso sono tutto dentro il motore, 22,7 di mappa, vedi, però 8000 piedi. Vento mi stima un 10 nodi da nord-est, con 10 gradi. Dove te lo spingo? Qua. La direzione è 59 gradi. E la segnale in 578. Chiaramente prendo. Sotto vento, fissa per 6. Adesso abbiamo sentito Trento. Io qua arrivo in una valle, comunico, guardiamo un riporto dove siamo. Diciamo, chiamiamolo Creto, questo qua, si chiama Creto. Allora, facciamo così? Comunicazione all'aria in Alfa 656 all'altezza di Creto, 8100 piedi. Se qualcuno fosse qua mi risponde, ma anche un elicottero.
Ripeti, l'Alex mi ha detto, quando arrivi nel Donazione, spesso ci sono elicotteri. Ah, ok. Allora fai comunicazione all'aria, così, elicottero di protezione emergenza, sai. Allora, 8002 noi adesso siamo già a posto. Per cui possiamo spianare e andare più veloci. Guarda che meraviglia, guarda già meglio. Firmonino Sandoz, Sierra Yankee in sotto vento sinistro 1-1. Poi si prende ancora il vento, eh? Prendilo un po' tu, dai Enrico. Allora, ah sì? Ma vuoi, vai che se vuoi volare, eh? No, ma io credo che se me lo conferma fra due ore dovrei fare una navigazione. Una navigazione cosa significa? Con Marco. Forse? Buono. Con 610? Sì. Buono. Anzi, aspetta che ti stiamo passando. Ah, guarda, basta gli mandi sta foto, lui sa già dove siamo. Guarda da meglio, ragazzi. Siamo all'aria per Cremonini, Zangol, Sierra Yankee libera verso nord, cambia con Milano sulla 124, decimali 9, 2, 5. Siamo all'aria di Delma 656, 8400 piedi, la stessa di Roccone. Importante. Questa è la conca di Redo. Allora, vedi lì, Tione? È laggiù. Laggiù in fondo. Ah, ok. Lì, scusa, lì. Primo qua sotto, Tione. No, non lo vedo. Adesso lo vedrai. Allora, guarda un attimo, ti faccio vedere. Guarda. Vedi quel dove si intersecano le valli, quello lì. Quello è Tione. Ok. Campiglio lassù, in fondo là, da lì c'è il Grosté, no. Pistola un po' oltre, c'è il Grosté, ma comunque, ma che meraviglia, barra da Mello, ma guarda, siamo 8624, 2004, 482, 2500 metri, che portante di merda, oh, portante, ma che roba, meraviglia, ragazzi. La temperatura è scattata qua? Meno uno. Chiudi tutto quello che c'è da chiudere e apri l'aria calda. Adesso l'aria calda è aperta, dovresti sentirla. Ma che te lo chiudo un po' coolant, così ci scalda il motore e arriva ancora più caldo. Le temperature sono perfette. Senti che adesso, avendo chiuso il coolant, senti che entra più aria calda? E giustamente. Senti, le si è chiusa sotto? Chiaro, con voglia e calore. Allora, Ione, vedi? Brenta, e noi adesso entriamo da lì. 8600 piedi, guarda che bello. Darda ormai ce lo siamo lasciati di dietro. Paganella, quella è la Paganella. Questa? Scusa, quella. Quella è la Paganella, questa è il Cornet, quello è il Pallone, quello lì è il Pallone, quello bianco. Sì. Quelle sono le tre cime. Sì. Quello è lo stivo che ci ha appena lasciati, siamo passati dall'altra parte, no? Quindi tre cime, Cornetto, Dos d'Abramo, Cima Verde, Pallone, dall'altra parte la Paganella. Siamo più alti noi della Paganella adesso, eh? Sì. E qua abbiamo il fantastico Brenta che adesso ce lo guardiamo in un modo. Se andiamo a 9000, noi siamo più alti della cima, è 3003 la cima più alta mi sembra, 3300 metri, quindi 9, 18, 27 e siamo sotto, dovremmo fare 11.000 piedi, 11.000 qualcosa, quindi stiamo a lato, non lo sorvolo. Qui c'è, spiatto, qua sotto, all'orizzonte banale, qua sotto e noi ci infiliamo lì a sinistra tenendo la Paganella sulla destra e troveremo il lago di Molleno e qua e lì cominciamo a scendere. Sei mai salito a 9000 piedi finora? La prima volta, com'è? Ti piace? Sì, assolutamente. Sei tranquillo? Sì.
clear. Take left, Number 265, Breaker is approaching November 1. Bene, grazie, 1-0-6-2-6-5. Mamma, che bello fretta, ragazzi. All'aria, India Alfa 656, 9000 piedi, all'altezza di San Lorenzo di Panare. Senti che caldo adesso? Senti l'aria calda? Fuori è 0 gradi. Stima 26 nodi adesso da lì, oh! 26! È partante, oh! Vediamo un po', la tassa è 120, la ground speed è 105, la componente che prendiamo è di 15 nodi in questo momento, quindi se viene da là può essere 26 nodi. In questo caso, mai finire nel sottovento, quindi mai andare, non so, sotto una paganella da questo lato, capisci come, perché ti arriva il rotore di sottovento. E invece questa parte è tutta sopravento, quindi in teoria ci porta, e guarda che roba. Abbiamo Cimatosa, che è quella più appuntita, Carealto. Che spettacolo, ragazzi, guarda cos'è il Brenta, ragazzi. Quando hai questa cartina sotto, vedi queste robette verdi? Sono tutti biotopi, no? Che hanno dei divieti di sorvolo ground, di solito di 1640 feet piedi. Per cui tu clicchi sopra, se tu tocchi sopra ti dice. Eccolo qua, vedi? Biotopo Marocca di Drone. 1640 AGL a ground level, at ground level. Quindi siamo a 9000 piedi, frega un cazzo, ma quando passi basso, guarda che cos'è, scusami, ma questo è un sogno. Sono mai venuto qua col motore, eh? Agli anni anche a piedi? No, in agli altri sì, ma col motore mai, ma che roba. Guardate che roba. Il Brenta. La paganella, il lago di Molveno bisogna fargli. Bella voce, mon Dio. È più bello da sotto il lago di Molveno. Sarà anche più grande da sotto. Ma no, guarda come passiamo, mamma mia. A me piace volare alto, però vedi. Guarda dove siamo. La vedi qua la cima dov'è? Questa qua sotto. Siamo nel sopravento, ma guarda che cos'è, guarda che cos'è. Io sto ancora salendo perché mi dispiace troppo lasciarmi una roba del genere che non ti capita mica tutti i giorni. Zero vento, eccola. Sentito la leggerissima sbuffetto? Era quello sottovento di quella cimetta che c'è lì. Mamma, mi spiace, devo lasciarti, caro Brenta, mi dispiace, sei troppo bello, guardalo. Mamma, ecco le botte. Oddio. Mamma, che bello che sei. Ok, allora tu adesso qua ti orienti alla grande, no? Dov'è che è il nostro passaggio della Val di Nord? Per scappare fuori, quello lì, no? Capisci che con questa quota arriviamo a Bolzano prima di metterlo giù. Quindi adesso via il motore. Cominciamo ad andare veramente giù di motore a 1.5 almeno. E chiudere il flabello ovviamente. E
star giù. Molto sicuro. Paganelle davanti. Nord est. Stavo si fosse più neve Paganelle. Già andata via perché temperature. Da domani ne dovrebbe fare abbastanza. Si vede il Brenta dietro? All'aria India Alfa 656 all'altezza di Bolmeno in discesa 8700 piedi. Però la pista è bella fatta, eh? Sì. Che bella che quella pista. Mi piace molto la Paganella, come? Qui è completamente stento. È lì sopra. Beh, un passaggio. C'è un divieto di sorvolo sopra la Paganella a una certa. Se tu li vai sopra, vedrai 1640. Quindi se quella è 7000 devo stare a 8600, quindi devo passarli un po' così, capito? Non posso farti le antenne per capirci, perché è vietato. Vabbè. È una questione di. Per tutelare gli animali, no? Quello è quello di del carcere, no? Spiegi. Ah, questo spiegi. Quindi acqua mai. Però. Bella anche vedere così la Paganella, no? 3-0-0-3-9. Adesso ci rimettiamo la 119-650 e ascoltiamo la 130. Quando scendi, ti accorgerai, quando scendi così veloce come stai facendo adesso, che devi usare il piede sinistro, al contrario di quando sali, ti ricordi che... Siamo all'area, in piazza di Alfa, bravo bravo, prossimo elenco 1. E di là? 3200 piedi, carica per 4000. Ma c'è ancora? Siamo all'area, in piazza di Alfa 650, la chiusa della Paganella, 7200 piedi in discesa. Adesso il passaggio lì non mi serve un cazzo farlo, andare a me infilare nella rocchetta, capisci? Sto nella valle dell'Adige. Scendo, guarda il coolant, oh. Cosa fai? Quando il coolant scende troppo, oltre vabbè di venire un po' rato di discesa, ma chiudi un po' l'elica, no? Però siamo a 100.000. Dovresti far lavorare un po' di più il motore, no? Quindi cosa che faccio? Gli do un po' più di elica, appena appena. Guardare perché è sempre un punto impastato. La passa all'aria si va al passo 5 ore, si trova a Rocchetta, 6200 piedi in discesa. Chiamata all'aria in piazzale Alfa, bravo bravo, verticale Eco 1, 3700 piedi, lascerà per Nidico. Esatto. Adesso ci mettiamo la nostra 119-650. Prendo informazioni di Charlie Alfa, bravo bravo. Siamo dentro. Sembra molto più affollato il monte per corona quando si parte. È vero. Prendo informazioni di Charlie Alfa, bravo bravo. Bravo bravo, 3. Viaggia di Alfa, bravo bravo, lasciando l'Eco 1, prossimi all'Eco 2, richiede informazioni per la serata. Stato 36-310-39, il Quinac 1020, richiama Cerrocampo per sottovento. Stand by per i bravo bravo. Andiamo a parlare, andiamo a passare Alfa, torna la 72, fiasco, verticale di Levico, mantiene i 5000. A Levico è questo. Linea Alfa 656, stiamo riportando sulla valle dell'Adige, 5000 piedi in discesa, riporterà a November 2, a November 1, scusa. Tanto richiama November 1.
Attento da Bravo Bravo. Avanti. Puoi dare informazioni di nuovo per il campo, per cortesia? Ciao 36, vento 320 3 nodi, Equinac 1020, richiama cielo campo. Sta scendendo la pressione, vedi? È sceso di un altro. Era 1021, prima era 0 020, richiamerà il cielo campo. Piazza di Alfa, Bravo Bravo. India Alpha Mike, ready for departure, runway 36. Copy 32039. India Alpha Mike. Com'è? Tutto bene? Guarda che sono giusti. Perfetto. Te gusta? Molto. Tantone con una giornata del genere, abbiamo visto un panorama abbastanza. Guarda, io il Brenta me lo porto stanotte e me lo sogno ancora, capito? Vedevo di montare il video per riguardarmi quel passaggio lì. Brenta per me è un sogno, cosa vuoi dire? Beh, Brenta perché siamo trentini, dopo magari vai in Val d'Aosta, capito? C'hai altre robe. Sei mai andato il piedi? Sì. C'è il mio suocero che è un grande appassionato e si è andato su, fa ferrate. Io sono meno amante della montagna da estrema, diciamo, alpinismo così. Però mi piace molto, cioè vado a sciare, capito? Preferisco vederla in volo. Anche perché si suda di me, ma ricordi la temperatura. E poi cosa vuoi? Sudare comunque. Proceeding to November 2. È umidità, l'umidità. Fa male. 500 feet, ideal for Mike. Mike, copy, report November 2. Report November 2 in the Alpha Mike. Questo, attenzione, è November 2. November 1 in Alpha 56. 3400 piedi. Stato mantieni o vino a campo? Stato in circuito in Alpha 56. Stato chiama strumento sinistro, traffico in opposta, Robinson 22 in avvicinamento a November 2. Questo traffico riporterà ingresso in sottolineo. Allora, io adesso la pista la vedo là, no? Quindi comincio già a prepararmi, ovviamente qua stai un po' più largo per un'idea, ma cos'è che faccio io? Sempre stessa roba, a parte che ce l'ho trimmando, che mi va giù là alla sinistra. Abbiamo perso 10 kg, ma tirato il carburante, ok? Me lo darà mezz'ora. Trento, mi piace l'Alfa, bravo, bravo, verticale, cielo campo, 3.000 piedi. Cielo campo, 3.000 piedi, stessa nostra quota sul cielo campo. Occhio. Quindi adesso io lo faccio, comincio a rallentare, tolgo il motore e butto sul muso, no? E pian pianino butto dentro l'elic. Tu guarda i giri, no? È tutto una danza praticamente. Potremmo partire dopo, eh? Però io lo faccio con calma. Ho tutta la calma del mondo. Andiamo in marcia verso, andiamo a 72, bianco, lasciando il lago di Caldonazza in Paun Perdine per rientrare a Trento via Nova Perdine. Attualmente 4.000 piedi in discesa. Qua lo vedi che c'è scritto November 1? No, il 2 ancora? No, il 1. Il 2? Sì, scusa, il November 2. A November 2, grazie, 56, 2.100 piedi. Ma ritorni di portare... Tanto richiama sotto vento, sotto vento. Traffico cabriera al circuito. Sotto vento, sotto vento, sinistro 36, avanzato, c'è di alto, bravo, bravo, 2.000 ancora in discesa. Tanto richiama la finale. Sotto, non lo vedo, ma l'ho sentito che c'è. Chiama la finale, bravo, bravo. Oh, dentro l'elica, rallentiamo. Vai in arco bianco. Siamo in arco bianco. Guardalo lì, lo vedi? Elicottero? Elicottero lo vedo lì, eh? Controlli 17 gradi. Lo porti a 70 nodi circa. Mi dà molte più informazioni. Può essere. Ok, adesso lo porto verso i 400 piedi, però vedi, che bella sicurezza. Allora, controlli sottovento, cosa che faccio? Flap 17 gradi, pompe tutto di su, landing, quello che dicevo prima, e controllo che l'elica sia tutta dentro, basta, finito. Però è un bel check, capito? Io sto scendendo a 300 piedi al minuto per portarmi sottovento al 1.400, voglio scendere più veloce? Semplice, eh? La velocità, guarda, con l'elica dentro la tieni sotto controllo, con l'elica chiusa, no? Abbastanza bene. Però voglio dire,
Dog motore, grumosa, guarda come ce l'ho lì, 85 nodi, sono ancora in arco bianco. Beh. Sento ciao di nuovo dall'India, Mike Mike Charlie Alpha. E qua chiami sotto vento. Ciao, siamo in rientro dal November Eco 1, 3500 piedi in discesa e chiede info per full stop. Gatto richiama sotto vento sinistro 6, ti precede traffico ultraleggero dal November per il circuito, richiama in vista. Copiato, riporto bene sotto vento sinistro 36, guardando fuori per il traffico, andiamo in mezzo Alpha. Sotto vento sinistro Alpha 756. Siamo un po' avanti, ma siamo. Finale 36 per India Charlie Alpha, bravo bravo. Ancora. Libera 3039. Hai visto, sì? India Alpha Mike, November 2, 3300 feet, leaving for Valle dei Laghi. Io la mappa la uso come interruttore in agliante. Sì, cioè. Sì, volete. Boh, adesso riportiamo i 70, 75, forse dice 75, la checklist dice 70. Comunque l'assetto ce l'ha in testa, no? L'assetto più o meno è questo, se guardi fuori, no? Ti aggiusti più o meno, è questo l'assetto. Vieni, e poi lavora bene. Pop. Sta atterrando? Sì, atterrata l'elicottero. Allora, giù il muso, pilota base. Bello. Tanto c'era un traffico sul November 2, da Charlie Alpha. Dovrebbe essere il Robinson 22 che ha lasciato November 2 per la Valle dei Laghi. Copiato, non in vista, siamo sulla città ora a 3000 piedi in discesa. Copiato, era 3002 l'ultima quota. Copiato. Qua la velocità più cara. Piazza dei Sunfly invece, bravo, bravo. Closing 3-1. Finale di alto 5-6. 6 libera, 3-0 con 3. Allora, siccome siamo alti, scivolo. Allora, per scivolare tieni il serbatoio dalla parte dell'ala alta, ok? Sì. Quindi controlla solo la velocità, via il motore, traguardi la pista, ovviamente, io dalla traguardo di qua, ovviamente, ce l'ho di qua, e teniamo in scivolata. La roba importante è la velocità, che non vai a stallare, ovviamente. Però, ci siamo. 70 nodi, siamo addirittura veloci. Però, adesso, teniamolo così in scivolata. E adesso raddrizziamo tenendo i piedi, op, via il motore, guardi in fondo, entra, guardi, op, la tieni su, la tieni su, è ancora su, aspetta giù adesso, e gusta? Ormai è diventata una roba, no, dico come fare una cagata, guarda, questo... Questo va ancora su YouTube, questo film, devo censurare. Taglia! Quanto pista di altro 5-6? Hai 3-2. Stavo per disportarmi a fare un filo con te. Caro mio, costava un po' di più. 150 euro. Quello lì è. Quello davanti è per il parco autisti, no? Già visto, me lo sono arrivato. Ah, ok. Charlie Alpha, sotto vento sinistro, 3-6, full stop, traffico in contropista in vista. Teatro chiamato finale. Liberato via Alpha, linea Alpha 656. Vale, ciao. Ciao. Alberto Lingelo. Dovrebbe essere già qua in teoria. Vedo delle persone, ma non mi sembra. Ah, quello è Lady.
checklist spegnimento. Parcheggio inserito, flap 30 gradi ci sono, pareo atterraggio off, avmap off, radio off, possiamo togliere le cuffie. Qua devo fare la foto per compilare il QTB. Vuoi aprire, sai? Muore anche allora. Dynon off, master off, bisogna attendere 30 secondi.